La posizione geografica della Sardegna ha sempre attratto i popoli che viaggiavano nel Mediterraneo alla ricerca di terre da colonizzare. Percorrendo antiche rotte raggiungevano queste coste, ancora oggi molto simili per colori e forme a come apparivano ai naviganti di migliaia di anni fa. I cibi prodotti da questa cultura agropastorale erano vari e fra questi poteva esserci anche una sorta di pane ripieno che oggi chiamiamo panada. La storia della panada è una storia molto antica e risale a quando l'umanità ha avuto un impasto da cuocere e un ripieno con cui riempirlo. Questo gustoso alimento viene preparato in diversi paesi della Sardegna, anche nelle grandi città, ma solamente tre comunità da secoli ne perpetuano la tradizione culturale. Nel sud dell'isola, il paese di Assemini è quello che forse custodisce da tempi più lontani l'arte di creare la panada. Nella parte centro-occidentale, accanto alle coste del Sinis e alle montagne del Montiferru, è nel paese di Cuglieri che viene creato questo pane ripieno. Nel Logudoro, nel nord della Sardegna, sono invece gli abitanti di Oschiri ad aver portato avanti questa antica tradizione a livello familiare, ma hanno anche creato intorno ad essa una discreta economia. In ciascuno di questi paesi la panada è differente per grandezza e soprattutto per gli ingredienti utilizzati, ma uno di questi deve necessariamente essere presente nella panada sarda, lo strutto. Dopo tempi abbastanza lunghi, finalmente il grasso si discioglie e può essere recuperato. Ad esempio la terapia? Sì. Alcuni amano consumarle fredde, ma gustate quando hanno appena lasciato il forno sono una delizia. L'unica cosa che mamma non mi paga da ancora a vagare è sta mondare sul forno. Così, una panada dopo l'altra viene manualmente riempita, chiusa, decorata e preparata per essere cotta. Gli asseminesi si aggregano per occasioni importanti dove non può mancare la panada. Le donne hanno il compito di prepararla, gli uomini sono specializzati nella cottura.